Ehi là, bentornati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video abbiamo fatto una missione per Reverto, che poi in realtà lui si è rivelato essere molto più di uno scansafatiche perché ci ha aiutato a sconfiggere un Narcilla gigante. Lui voleva dei funghi, però c'era questo Narcilla in agguato e Reverto si è rivelato piuttosto bravo poi, perché ci ha difeso in un momento di crisi. Ma comunque, andiamo un po' a vedere come se le passano. Ma perché devi cominciare così? Sai come? Quando mi assento un po' sentono subito la mia mancanza. Guarda, facciamo una cosa. Andiamo a dare un'occhiata alla bacheca delle missioni. Ecco, bravo Naviro, perfetto. Oddio, chi è che... Oh, ma questa è quella tipa degli scribacchini. Mi è trascorso il tempo dall'ultima volta che ci siamo incontrati, mi trovo bene. Ma è sbucata da nulla, fa sempre così. È qui. La conosci? È il modo di rivolgersi a una vecchia amica e dire che sono qui per vederti. Vi conoscete? Esattamente, ci conosciamo ormai da qualche tempo. Quando divenni scriba fu mio assistente nello studio sugli habitat dei mostri. Assistente, diciamo più che era una sua recluta. Ebbene, ti ha portato un presente dal lontano deserto in segno di amicizia. Ammira, un ornamento concio di fattura squisita, preciso in ogni minimo dettaglio. Un insetto! Fallo sparire e non avvicinarti, tienilo lontano! Ah, Reverto, non sei cambiato affatto. Tu devi essere l'amico di Lilia. Sappi che sta bene e che lavora duro con noi. Magnifico, socio? Anche noi ci stiamo dando da fare, Allora, che ci fai qui, capitano? Richiedo la tua assistenza. Reverto, risulta che tu non ti sia dedicato a missioni di gran rilevanza ultimamente. Forse eri troppo preso dalla tua passione per i funghi? Che hai da dire per scolpa? Ah, fa tutto parte di un piano. È da un po' che il bosco nascosto di Babel è strano. Gli alberi e il fiume sono stranamente tranquilli. Ci sono anche dei mostri. Qualcosa non torna, perciò stavo tenendo l'occhio alla zona e investigando. Bene, Reverto, pare che tu possa servire a qualcosa dopo tutto. Beh, io... Che vuoi farci? Cioè, vedere per credere. Le palme dell'Oasi sono avvizzite, l'acqua è evaporata e l'aria va desertificandosi. Persino i mostri stanno sparendo. Ho il sospetto che vi sia un collegamento. I cacciatori stanno unendo le forze per venirne a capo. Reverto, Ryder, necessito di assistenza. Sicuri a mia onte, lascia fare a noi. Ti dimostreremo quanto possiamo aiutare tutti. Bravo Naviro, parla anche per me. Discutiamo dei dettagli di questa missione. Vorrei che faceste indagini su un Kurupeko. Ah, ce l'ho io Kurupeko. Ha un aspetto inusuale. È stato visto nella piana di Monsonne. Hanno questa curiosa capacità di imitare i versi degli altri mostri. Ok. Lo fanno quando sono in pericolo, ma qui è diverso. Questo Kurupeko ricorre all'imitazione troppo spesso. Forse per annunciare l'arrivo di qualcos'altro. L'abbiamo ribattezzato il Piagnone. Fai ricerche su Piagnone e poi, insomma, devo fargli male, devo ucciderlo probabilmente. Spero che non si riveli necessario farlo fuori, perché voglio dire, è solo un mostro che ha un attimino una crisi di esistenziale e niente, sta lì, che fa dei versi e basta, dai. Allora, sono equipaggiato a dovere? Sì. Non so se la borsa si può ingrandire, ma penso di sì in qualche modo. Farò le mie indagini poi. Sì, con lui siamo un po' lentini, ma ci godiamo il panorama, dai. In fondo il Kezu è un mostro molto forte. Ah, a saperlo prendevo la gattovana e andavo direttamente lì. Eccolo qui. Osso mostro medio. Mi mostra il dito medio? Ehi, quello è il pegnone di cui parlava Violet. Ah no, l'ho affrontato, non che ce l'ho come mostro dalle uova. Mi sono sbagliato con un altro allora. Però sì, l'ho affrontato una volta. Ok, velocità per due, grazie. Sta aspettando. Aspetterà. Ok, uso la tecnica, quindi vinco io con la potenza. Ah però vabbè, attaccato il nostro mostro, quindi... Mosti, tu che fai? Zanne fulminanti? Bene, vai con la potenza. No, quella tecnica era. Io uso la potenza. Si batte sul petto, come le scimmie, va. Wow! Ma scusa! Un rata infetto!
Ho capito, ma che devo sconfiggere prima? Dopo potenza lui, quindi devo fare un po' di velocità. Oh no, non lo so, che devo sconfiggere prima. Boh, non posso neanche usare le abilità, perché devo per forza caricarmele il legame. Almeno posso fare un attacco forte. Andiamo a mostrare, mettiamolo Yankut Kuva. Ok. Ok, bene, bene. La testa è andata. Ottimo. Ok, non troppo male, perché siamo anche noi di fuoco. Io attacco lì, allora io attacco. Se permette, attacco piagnone io. La combo, buona. Bravo Yankut Ku. Via anche l'altro. Va bene, vai. No, veloce. No, Yakurei, no. Devo curarlo. Allora aspetta, mosti. Frusta Cucù e poi ti curo con l'antidoto qua. Bene, ma questo è difficile, eh. Accidenti, non me l'aspettavo così. Bravo. E mo vai con l'abilità legame. Ma per favore levati. Pozione per lo Yankut Ku, che almeno recupera un po' di salute. Che serve. Ok, questa non fa molto male, dai. E mo mi recupero anch'io la salute. Eccolo qua. Buono. E si torna in pista. Si arrabbia. Che posso fare se si arrabbia? Se la prende in saccoccia. E si vola, amici miei, si vola. Vai, si vola in aria, poi in picchiata e si colpisce duro. E ancora una volta, ancora una volta. Ancora una volta. Ok. Poi. Attacco su tutto lui, focus, tutto lui. Se ne devanna. Questo aumenta l'attacco. Vai via, per favore, dattiamoci una mossa. E ora. No, no, ora calma, ora beccata curiosa, combattiamo e via. Ah, accidenti! Che sbaglio che ho fatto. La frusta dovevo fare. E no, dai! Ma, vale, guarda che è una cosa incredibile, eh. Furbo, furbissimo lui, eh. Furbo davvero. Recupera salute. Oh no no no. Oh, oh, oh. Ora amico mio, abilità legame tutta per te. Va bene, tutta quanta per te. Eccotela qua. Vai, mangiamoci questi e poi sputiamoli in allegria per fare le bombe. Anche lui vola. Beh, c'ha le ali, scontro aereo, no? Chissà col Kezu si poteva fare. Non penso, eh. Oh, è forte, ehi. Fortarello. Bravo lui! Però ci prendi, amico mio. Ok. Ah,
Ah, lui però era forse un pochino più facile da mandare capo di errati, eh? E non basta neanche per salire di livello noi. Ma quel Raikan infetto. Chi avrebbe mai pensato di trovare un mostro infetto qui? Faremmo meglio a riferirlo a Violet. Non credo che sarà una gatta felice. Non è neanche una gatta Violet, amico mio. Allora, Violet, c'è questo mostro infetto, no? Che... sì, prego, siamo contenti che ci ringrazi per l'aiuto, nessuno lo fa mai. La situazione è peggiore di quanto mi aspettassi. Se è stato questo flagello nero a far prosciugare l'oasi, dobbiamo prendere provvedimenti subito e limitare i danni. C'è un'altra oasi nel deserto, il villaggio di Albarax. C'è una strana voce che gira in quel villaggio. Nella notte del deserto, il demonio nero cancella la luna dal cielo. Un demonio nero? Forse ha a che fare con il flagello nero? Non so niente di questo demonio, ma non lascerò che il villaggio sia distrutto. Che gli prenda a quello una scotta? È che Albarax è il luogo natio di Reverto. Sì, era intuibile. Noi cacciatori stiamo andando là per vedere che cosa succede. Venite anche voi? Vuoi dire che ci possiamo unire ai tuoi amici di Ale, banda di cacciatori? Ehi, vacci piano, piccoletto. Ne devi fare ancora di strada per ottenere il rispetto di noi cacciatori. Prima andate a Oasum. Abbiamo un accampamento laggiù. Una volta lì parlate con Gentor, vi condurrà dai cacciatori di Oasum. E prudenza, Lilia sarebbe devastata se vi capitasse qualcosa. Vai appunto contrassegnato sulla mappa. Ho ancora qualche affare in sospeso qui. Incontriamoci a Oasum. Il demonio nero è stato avvistato nel luogo natale di Reverto, il villaggio di Albarax. Potrebbe essere collegato a flagello nero. Per prima cosa devi dirigerti a Oasum, dove i cacciatori si stanno riunendo per pianificare la loro prossima mossa. Allora, signorina, ok, Reverto è già in cammino, bene, bene, bene. Ok, ci sono quei rider di cui si fa un gran parlare, un Pughi! Guarda lui lì, tranquillo, tutto quanto col cappellino. M'lady. Sarebbe il Fedora, però non è il Fedora quello. Non importa! Ok, collirio per tre. Sai, se dovessi usarlo, poi. Ah, ma eravamo qui noi? Ah, ciao, tu hai una missione? Uccidi l'irremovibile a piana di Monson. Ti darò questo papiro delle abilità per sparare. Ma questi qui che tutte queste missioni c'hanno per noi, non lo sapevo. I tappi di bottiglia? Oh. Mi dà l'uniforme rider gialla? Uccidi fiore velenoso, vette primavera. E poi le faccio con calma, cioè, tranquille, eh. Consegna gli squali tonno. Ah, devo pescarli, ok. O ne beccasti una per dritto. Uccidi il diavolo scarlatto. Ah, è un Kezu. Ah, ma ho già risolto questa missione. Non sapevo, non ci ho fatto caso. Ok, l'ho trovati, ma non ricordo dove. Forse mentre giocavo per conto mio, non ricordo. Altri tappi di bottiglia. Ok, no, questa non l'ho fatta. Bene. Uniforme rider gialla? Mi metto l'armatura dello Zantros che mi difende. C'ha un punto in più di difesa. Però poi il legame con lo Yankut Q sale normalmente. Non lo so. Devo decidermi. Ah, ho fatto anche la missione di questa piccolina qui. Giovanotto, scusami perché ho ucciso il Ludrof praticamente. Ok. Ah. Ok. Devo darlo al... Ok, un altro Ludrot reale devo sconfiggere. Uccidi l'Immacolato. Ma io... Allora. Voglio vedere come sale le scale. Va bene.
Ok, uccidi un Gipkeros. Caccia alla medicina, ok. Ne ho accettate tante e non le ho neanche terminate tutte, però. Perfetto, allora vado un attimino a fare una missione sola. Vorrei un attimino sconfiggere uno dei mostri, no? Che mi hanno detto di sconfiggere. E poi magari posso concludere l'episodio. Di un toro. Da dietro, ovviamente, lo attacchiamo. Ok, potenza allora. L'irremovibile! Ah, lui è l'irremovibile! Ah, ok. Fa tecnica, a posto, io faccio potenza. Però lo Yankut Kuno fa tecnica lui, lo so, purtroppo è un mostro che fa. No, che fa tecnica. Però vabbè, vince. A velocità, bravo! Bravissimo! Va, è furbo! È furbo lo Yankut Kuno, mamma mia! Una perspicacia incredibile! Che danno che mi ha fatto! Se mi fai la tecnica, bravissimo, velocità, bravo! Ha capito tutto, ha capito! Potenza! No, no, aspetta. Ancora soffio a bolle, aspetta che mo, guarda. Aspetta un po'. Vai, abilità legame, vai. Vai, amico mio. È tempo di usare l'abilità legame. Ehi, che fai? Mi vuoi fregare? Devi stare buono tu, vedi? Basta la testa. Occhi in basso. Ah, beh. Ah, si difende. Fa tecnica, ho fatto velocità. Però Yankut 2 per puro caso fa la potenza. Strano. Tecnica non mi fa velocità. E fa la velocità, io ormai l'ho capito questo. Questo è un furbetto. Attacco più nel prossimo turno. Ah, vai, bolla raggio contro lanciafiamme, vai. E chi vorrà vincere? Ancora una volta. L'ultima probabilmente. Guardalo come sta proprio debilitato dalla lotta. Sputa! Non si mangia la roba che si raccolta per terra. Oh, colpo Kutku, oh, a livello 20, bravo, io a livello 18. Finalmente. È così che va, è così. A proposito, guarda qua che c'è, sto maialino. Tatino, che fai qui? Mi fai le sabbiature? Dovresti fare i fanghi, non le sabbiature. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link dei social e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!